Si è frantumata in quattro parti e nessun foro d'uscita. E ne ho usata anche una depotenziata. È improbabile che una radiografia abbia la precisione di una risonanza magnetica. Ora dimmi della non professionalità di Foreman. Chiedilo a lui, è davanti a te. Peggio del solito, ma meno di te. Ha biasimato Joe di essere uno sbirro. Biasimato o mortificato? Non lo so, è una distinzione troppo sofisticata per mortificato me. Mortificato indica un senso di piacere. Voglio capire se era rabbia repressa di un nero o solo idiozia. Calma, calma. Dubiti della mia intelligenza. Ritengo che la reazione normale di chi vede il proprio capo sparare a un cadavere non possa essere quel sorrisetto ebete. Il fatto di non poterne più delle tue follie non prova niente. Dottor Foreman, il dottor Chase ha bisogno di una mano. Non riesco a immaginare quale logica renda razionale sparare ad un cadavere. Per sparare a un vivo servono una marea di permessi. Allora non sarà un problema spiegare ai familiari perché un paziente morto di cancro ha un foro in testa. Quell'uomo ha donato il suo corpo alla scienza. Sì, è una tragedia. Se non gli sparavo, il suo corpo passava il prossimo anno a disposizione degli studenti di medicina. È in posizione. Non metterla in funzione. Sei arrabbiata perché gli ho ficcato una pallottola in testa. Alla peggio quello che farò sarà tirarla fuori. Mi dispiace.